Da Nicola Vassallo, oggi il nostro ospite è la professoressa Francesca Rigotti, che ringrazio e come di consueto presento brevemente prima di dare la parola a Nicola Vassallo. Francesca Rigotti è filosofa, saggista, docente all'Università della Svizzera Italiana e nel corso degli anni in particolare ha concentrato la sua ricerca sulla decifrazione e l'interpretazione delle procedure metaforiche e simboliche sedimentate sia nel pensiero filosofico, nel ragionamento politico, ma anche nella pratica culturale e nell'esperienza quotidiana. Tra le sue molte pubblicazioni, ne ricordiamo solo alcune, in particolare una sorta di libro cult che è La filosofia delle piccole cose, 2004, nuova edizione. 2013, nuova filosofia delle piccole cose, il pensiero pendolare, il pensiero delle cose, metafore del silenzio, il silenzio per immagini e onestà, uscito nel 2014. E quindi grazie ancora alla professoressa Rigotti e grazie a Nicola Sallo, qui cedo la parola. Grazie. Grazie a Elvira Bonfanti, grazie a Francesca Rigotti. Sì, saremo in tempo. Non... E, due parole, cioè solo due parole di quello che poi tra l'altro è un sunto di quello che mi ha detto, di cui parlerà oggi. Parlare di questo saggio di Kant sull'illuminismo è particolarmente interessante perché perché l'illuminismo può avere diverse letture, però insomma l'illuminismo è qualcosa che abbiamo avuto qua in Occidente e che non è gestato in altre società. I tre punti chiavi che verranno affrontati sono quelli che riguardano la teoria del pregiudizio, non vi sto a dire altro, il camminare sulle proprie... Non si sente? Ah, dove, la teoria dei pregiudizi, i tre punti chiavi che affronterà sono la teoria del pregiudizio, non specifico perché sennò vi racconto tutto, perché poi non c'è più la sorpresa, il camminare sulle proprie gambe, la maggiorità. Poi il lancio sul contemporaneo in questo momento storico che stiamo vivendo in Europa non può mancare, per cui questioni di religioni. Con il riferimento ovviamente al fondamentalismo religioso, supposto che a mio avviso ci siano religioni che non sono fondamentaliste, questioni relative al mondo dei media e delle immagini, questioni di democrazia. La parola alla professoressa Rigotti, che ringrazio di nuovo. Grazie. Ringrazio ovviamente i partecipanti, chi mi ha invitato, sono emozionatissima di essere in questa stupenda sala. Questa sarà una lezione con le figure che non hanno funzione essenziale, sono di decorazione. Potrebbero anche non esserci, però così sono più gradevoli, in genere risulta più gradevole. E si parte subito, dunque sono le 6 meno 10, 50 minuti penso di prenderli, quindi preparatevi. Spiritualmente. Questo testo, questa meraviglia filosofica, in realtà non è un libro vero e proprio, sono 14 pagine nella versione originale, che è questa qui, di un articoletto che comparve nel dicembre del 1784 in una rivista dal titolo Berlinische Monatsschrift, il mensile di Berlino, che era un organo di punta dell'illuminismo tedesco. Sul numero di novembre della stessa rivista era apparso un altro trattatello, Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, sempre di Kant. E sembravano dei lavoretti marginali da erudito, dati anche questi titoli un po' macchinosi, e invece contengono dei fondamenti generali per una nuova concezione dello Stato, della Chiesa e della storia. Allora, il primo di questi trattatelli, che è la meraviglia filosofica di oggi, dico bene,
presenta l'idea kantiana di illuminismo che si impone su altri scritti che escono sulla stessa rivista, perché in realtà quello di Kant è uno dei vari scritti sull'illuminismo che compaiono in questa, in questo mensile, però è l'unico che ha una rinomanza, poi diventa appunto una meraviglia. Allora, nel 1784 Kant aveva 60 anni, sono io che ne ho 64, confuso, ed era nel pieno delle sue prestazioni straordinarie che lo resero celebri, cioè le tre critiche. La ragion pura era uscita già nel 1781, la ragion pratica uscirà nell'88, la critica del giudizio nel 90. Allora, nel questo periodo, questo, anni 80-90, insomma, Kant era già diventato una persona diversa da quello che era prima, era diventato un erudito schivo, dedito al lavoro, non era più quello che era stato chiamato il magister galante del periodo precedente. Allora, il nostro Immanuel Kant era nato il 22 aprile del 1724, quindi aveva appunto 60 anni, nell'allora Prussia a Königsberg, poi diventata Kaliningrad, oggi si dice sì di nuovo Königsberg, non è vero, insomma sono ancora in trattative per se la chiamano o no così. Era andato a scuola, era figlio di un sellaio, di una famiglia modesta, era andato lì all'università, aveva lavorato come insegnante di casa, poi come bibliotecario, e solo nel 1770 era diventato docente di logica e metafisica, che sono le materie che insegna Achille Varzi a New York, e gli dico, ma beato te che insegni le stesse cose di Kant. Ebbene, quindi nei primi anni della libera docenza conseguita nel 1755, Kant si comporta come un affascinante uomo di mondo. Dicono i suoi biografi che le lezioni all'università erano affollatissime, correva gente non solo dalla Prussia, ma anche dai vicini stati baltici, dalla Polonia, dalla Russia. Il giovane docente era molto caloroso, cordiale, dedito al lavoro scientifico ma anche alla vita sociale, girava, questo è l'unico particolare biografico, con un panciotto nero screziato di marrone, cordoncini d'oro, insomma era un uomo di mondo. Ma a partire dalla stesura della critica della ragion pura, quindi 1781, Kant diventa un'altra persona. La vita mondana non lo attrae più, addirittura cambia il suo stile di scrittura, che diventa più pedante, potremmo dire oggi, il baricentro si sposta e diventa l'erudito che poi non esce alla fine neanche più di casa perché così impegnato nel suo progetto di critica. Ed è in questo periodo che stabilisce un rapporto positivo con l'illuminismo, inteso sia come movimento di pensiero sia come prassi di trasformazione. Questo, io ho usato il termine illuminismo e continuerò a usarlo, anche se il termine tedesco corrispondente è Aufklärung, che è un illuminamento, un rischiaramento, quindi non è un processo compiuto come sentiamo in ismo, ma è un progresso, un fare un passo dopo l'altro, mettere giù un piede dopo l'altro, questo è un punto importante, questo camminare, questo andare eretti verso una meta, un passo dopo l'altro, su cui torneremo dopo l'analisi dei pregiudizi, e che a mio avviso costituisce proprio l'immagine centrale di questo testo, molto più della luce, della ragione, che pure rappresentò per il secolo XVIII il principio di una struttura irradiante, questo è il frontespizio dell'enciclopedia, no? La luce della ragione che si irradia, e questa luce è presente sia in Aufklärung, illuminismo, enlightenment, lumière. Però non insisto sul tema della luce, un po' perché è molto noto e sfruttato, un po' anche perché di fatto, perché può condurre, come di fatto ha condotto, a una ipertrofia della luce, un'esagerata valutazione di chiarezza e visibilità che potrebbe anche non essere nelle corde di ognuno. Invece questa Aufklärung di Kant, che ripeto poi chiamo illuminismo e bon, è un processo di soppressione di errori e pregiudizi che si svolge passo passo, un piede dopo l'altro. Allora, l'incipit di questo testo
è così proverbiale che ogni studente tedesco di liceo lo conosce a memoria, ma anche molti studenti italiani, molti professori, molti docenti di scuola lo conoscono, e lo leggo tutto, e dice: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio, dalla mancanza quindi del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. E questo è il motto dell'illuminismo. E mentre lo leggevo mi è venuto, è un endecasillabo, e questo è il motto dell'illuminismo. Bellissima, è una traduzione, ma scivola molto bene. Allora, questa mancanza di decisione e coraggio, quindi pigrizia e viltà, sono le cause del voler rimanere minorenni. Situazione che è molto comoda, perché delega a pensare per me qualchedun altro, il quale sarà anche solerte nel piantare nella mia mente i pregiudizi che mi impediranno di far uso della ragione, in primo luogo in ambito religioso, poi anche in ambito politico, anche in ambito di comportamento personale. E l'uscire dalla minorità è invece è ragionare, non è obbedire senza pensare, è guidare le scelte sul piano morale, sul piano, e guidare la natura sul piano della conoscenza. Quindi non è affidare la ragione umana a nessun altro giudice che non sia, questa è una tautologia però la dice, a nessun altro giudice che non sia la universale ragione umana, la allgemeine Menschvernunft. Però io non voglio fare un'esegesi del testo, vi ho soltanto presentato l'incipit e poi vado avanti proprio per rimanere in questa metafora del camminare che poi salta fuori di nuovo, e mi concentro sui tre punti già presentati da Nicola Vassallo, che sono la teoria del pregiudizio, il camminare sulle proprie gambe, la maggiorità o emancipazione. Quindi tre punti, come la Gallia omnia divisa est in parte stress, così voi sapete, un punto dopo l'altro ci arriviamo alla fine. E comincio dalla critica dell'illuminismo, del pregiudizio, scusate, questo era un lapsus, la critica del pregiudizio che è caratteristica di tutto il pensiero dell'illuminismo e dei suoi precursori. Trattano della teoria del pregiudizio, della critica al pregiudizio, oltre a Kant, per esempio Voltaire, D'Holbach e tutta l'enciclopedia, e prima di loro, e lo vedremo, se ne erano occupati Bacone e Cartesio, detti all'italiana. Bacone con la teoria dell'idola e Cartesio con la critica ai pregiudizi contenuta nelle Meditazioni, che è stata una meraviglia filosofica da te illustrata. Allora, cosa succede? Che quando noi oggi parliamo di pregiudizi, e anche in epoca kantiana tendiamo ad attribuire a questo termine il significato attuale, che non è lo stesso, è un significato, il nostro, che viene soprattutto che è stato esplorato dalla psicologia sociale, che lo definisce, questa è una definizione, la prima forse definizione moderna, 1954 un teorico, che dice che è un sentimento di generica antipatia fondata su una generalizzazione tanto inflessibile quanto falsa. Quindi nella accezione attuale, nel senso comune attuale, il pregiudizio è un giudizio errato, è un giudizio falso, connotato in senso negativo verso persone, fatti, eventi, è una struttura generale dell'atteggiamento e della sua componente affettiva. Il pregiudizio è esclusivamente negativo, indica il rifiuto emotivo di qualcuno o qualcosa, e si usa molto spesso ai nostri tempi in relazione a gruppi etnici. Quindi un giudizio negativo che invece non corrisponde al pregiudizio illuministico, che risente in qualche modo dell'uso giuridico originario, in cui sentite ovviamente in questo pregiudizio, pre-judicium, un giudizio che viene prima, che non è detto che sia negativo, positivo, sbagliato, errato, viene soltanto prima, è una predecisione. Allora, lo vedete molto bene in Voltaire,
e nella sua definizione dei pregiudizi, nel dizionario filosofico, la voce préjugé, nei quali si dice che alcuni pregiudizi sono positivi, anzi, dice lui, sono ottimi e sono importanti perché sono quelle nozioni inculcate dai genitori nei figli piccoli affinché questi possano muoversi nel mondo, avere alcune prime nozioni, chiamiamole così, di etica, che non sono in grado di giudicare. Quindi i genitori glieli pregiudicano, li giudicano prima, e sono questi. È molto interessante, riconoscere un Dio remuneratore e vendicatore, quindi Dio giustiziere, primo giudizio, pregiudizio, rispettare i genitori, considerare il furto un delitto e la menzogna interessata un vizio. Allora, questi sono i giudizi che precedono la capacità di giudizio nei bambini, permettono loro di muoversi nel mondo, e è un'opinione che si inculca nei bambini prima che possano giudicare, dice Voltaire, e poi il giudizio, poi quando quei cresciuti, i bambini in età e conoscenza, il giudizio ratificherà e il pregiudizio cederà il posto al giudizio. E comunque sempre di più nel corso del Settecento questo concetto filosofico di pregiudizio spinge via quello giuridico, che è più neutrale, e si sposta verso l'accezione negativa. Con l'aiuto, dicevamo nel titolo, di Bacon e Descartes, in particolare gli idola di Bacone possono essere considerati dei precursori dei pregiudizi, anche se poi in realtà sono forme di sapere apparente, cause di impostazioni sbagliate. In realtà la spinta decisiva è il testo di Descartes, le meditazioni, perché a questo punto la teoria dei pregiudizi è una specie di autoliberazione, di pulizia della mente, e in cui Cartesio usa il dubbio per arrivare alla distruzione metodica, insomma al ground zero su cui poi edificherà il suo edificio. Quindi il metodo, il dubbio metodico cartesiano è una specie di un mezzo contro tutte le pseudoscienze, contro tutti i pregiudizi, quindi questo e darà la stura al pregiudizio illuminista, che non è un sentimento di antipatia fondato o infondato, è pseudoconoscenza, opinione errata, accecamento epistemico, forma di non ragione, non è ignoranza, non è non sapere, è sapere errato. E benché abbia questa componente quindi teoretica di conoscenza, si indirizza anche alla ragion pratica. Io qui avevo messo una parte su una derivazione agostiniana, cartesiana, ma la lascio perdere, e torno invece a Kant, ai suoi pregiudizi e al fatto che Kant sia anche autore di un altro trattatello che esce nella stessa rivista nel 1786 e che cosa significa orientarsi nel pensiero. Perché all'interno di questo discorso dell'illuminismo, della volontà di illuminare, l'accento cade anche su questa l'autodeterminazione, l'auto-orientamento. Nel trattatello che cosa significa orientarsi del pensiero, Kant riprende la definizione di due anni prima e definisce l'illuminismo come la massima che invita a pensare sempre da sé. E pensare da sé significa cercare in se stessi la pietra ultima di paragone della verità. Quindi l'accento cade ancora una volta sull'autonomia, sull'affidarsi alla ragione, che è il secondo punto dopo questa breve trattazione della teoria del pregiudizio, che è infatti il camminare sulle proprie gambe. E questa metafora, immagine dello stare in piedi da soli, del camminare sulle proprie gambe, a sua volta metafora per il pensare con la propria testa, c'è proprio un parallelismo testa-piedi. E lo si vede dall'incipit del testo. L'incipit recita: Aufklärung ist der Ausgang, l'illuminismo è l'uscita. Ma non è un'uscita che si compie strisciando, rotolando, chissà che cosa, è un'uscita che si compie camminando, eretti, in piedi.
Allora, alcuni hanno notato che c'è una dimensione negativa in questa cosa, invece l'illuminismo è l'ingresso nella luce, dicono l'illuminismo è l'uscita. Altri hanno notato un'affinità con la caverna platonica, ovviamente, perché l'uscita dalla caverna è l'uscita, insomma, da questa condizione. Però a me ha colpito invece questa idea del camminare, che fa da sfondo a tutto il contesto kantiano e che ovviamente riprende il Descartes del discorso sul metodo, quell'uomo che cammina solo e nelle tenebre e a un certo punto esce, però intanto cammina con circospezione, cercando di non cadere. Allora, tornando a Kant e alla meraviglia filosofica del 1784, dopo questa uscita camminando, il secondo riferimento che ho trovato rispetto alle persone che vengono tenute minorenni o si compiacciono di rimanere tali, dice Kant, sono le persone che non osano fare fuori un passo, attenzione, fuori dal... E allora lì adesso ho un problema di terminologia, perché Kant scrive fuori dal Gängelwagen, parola tedesca, Gen, Wagen è il vagone, insomma è stato tradotto con carrozzina per bambini, cosa che mi fa infuriare, perché il Gängelwagen non è, alcuni traducono passeggino, invece è quella roba lì, è in italiano si chiama il girello, molti di voi lo riconosceranno, alcuni no perché non si usa più tanto, ma insomma questo dice Kant, questo è il passeggino, sì scusate, questo è la condizione del bambino che non è in grado di camminare nelle proprie gambe. Io l'ho avuto il girello, penso molti di noi, e tu forse sei troppo giovane, no, ma insomma a noi ci schiaffavano lì dentro. Allora, quando mi sono accorta di questa traduzione erronea? Me ne sono accorta nel 2012, anzi prima, ma in un libro pubblicato nel 2012 che avevo con Duccio Demetrio, quello che non è stato qui citato ma non ha nessuna importanza, Senza figli. Allora, guardando a Kant e alla minorità e all'uscita dalla minorità, mi ero detta, allora, questo adesso cito Rigotti che cita Kant, e mi ero detta che l'uscita della minorità di cui parla Kant è l'uscita dal nido. Tutto il testo, e pensavo proprio a questo che ho chiesto anche di illustrare perché mi suscitava queste evocazioni, il testo non è che un'esortazione a emanciparsi, scrivevo io, un'esortazione a diventare maggiorenni. Sciò, sciò, fuori dal nido, camminate con le vostre gambe, uscite fuori dai girelli per bambini, non ascoltate chi vi vorrebbe tenere nello stato di eterni minorenni. Certo che sarà faticoso e costerà qualche caduta, certo che i primi salti saranno mal sicuri, perché non si sarà allenati, dice Kant, a siffatti liberi movimenti. Eppure una volta che ci si sarà dedicati all'uso della libertà e dell'intelligenza, questo è il nuovo Kant, si riuscirà a districarsi dalla minorità e a camminare con passo sicuro. La figura arriva dopo. Okay. Allora, un approccio simile l'ha compiuto Umberto Curi, che ha parlato qui qualche tempo fa, insomma, nel suo La porta stretta nel 2015, ha sottolineato la metafora del camminare sulle proprie gambe, e ha illustrato il fatto che questa camminare sulle proprie gambe è una specie di equivalente del pensare con la propria testa. Però io la testa la lascio e torno ai piedi, anche se parlare di piedi è considerato un po' volgare e non raffinato, e in un posto così poi, vabbè. E quindi mi scuso per la mia rozzezza, ma devo parlare di piedi, perché gli uomini disposti a emanciparsi, gli uomini, perché le donne non sono in grado, e poi spenderemo qualche parola, ma quando qui si parla di uomini si parla di maschi, di uomini, ecco, allora impareranno a camminare, impareremo a camminare. Io lo so che non devo dirlo in questo contesto, ma a me viene in mente Zucchero, Diamante, avete in mente? Impareremo a camminare. Ecco, è un altro inno a sciogliersi dai ceppi della minorità, a camminare, come dice Kant, senza girello dunque, ma appoggiandosi proprio a nulla, o forse alla propria ragione, non come bimbi ovviamente, alla ragione universale, alla nostra ragione che è parte di quella ragione umana universale. Allora che cosa succede sempre nella mia esplorazione?
In questo testo, 1994, ritrattino di Kant a uso di mio figlio, di Massimo Piatelli Palmarini, che poi a me non è che piace tantissimo, però in questo contesto dice una cosa molto carina, Nicla, perché fai le brutte facce. Racconta di sé, della sua biografia e dice, del piccolo Massimo che parla in prima persona, arrivai a camminare da solo per la prima volta tenendomi spasmodicamente a un colletto inamidato di mio padre. Il colletto era di mio padre, ma mio padre dentro non c'era. E così conclude Massimo Piatelli Palmarini, io ho proceduto allo stesso modo, parla di sé. Il colletto inamidato è la ragione umana. Aggrappandoci spasmodicamente a questa e solo a questa, ha dimostrato Kant che possiamo camminare da soli, senza appoggiarsi a niente, rifacendosi a questa capacità interna che e a questo corrispondente simbolico rispetto a pensare con la propria testa, camminare con i propri piedi. Scusate, continuo a camminare di piedi, a parlare di piedi, ma non posso farne a meno, anche perché questo, risposta alla domanda, è un testo fondamentale della nostra cultura, come lo è il primo testo di queste meraviglie filosofiche che è stato l'Edipo Re, giusto? Dico Edipo, poi vi spiego. Come pure l'Edipo a Colono, dove sono testi in cui si parla tantissimo, se voi li andate a leggere con questa idea nella testa, di piedi, di cammino, di sostegni, di tutori. Ecco, allora si può dire in italiano sia Edipo che Edipo, e lo so che i raffinati dicono Edipo, ma io dico Edipo e va bene lo stesso. Allora, quando Edipo incontra la Sfinge, l'orrida cantatrice, la Sfinge pone il dilemma, l'enigma, che chiede di identificare l'animale con numero variabile di piedi. Anche queste traduzioni che ci danno non sono zampe, sono piedi, dice Sofocle, tetrapus, edipus, con tre, quattro piedi, tre, sono piedi. Quell'animale che pur avendo una sola voce, la voce fa da identità e i piedi cambiano, trasformazione, identità. Quindi quell'animale che si trasforma da quadrupede in bipede e in tripede. Allora, se voi rileggete questa scena sofoclea, avendo in mente quello che ho detto prima con tutti questi piedi kantiani, questo camminare nelle proprie gambe, secondo me c'è una illuminazione di senso. Il camminare a quattro piedi è la minorità del fanciullo, che non riesce a sollevarsi da terra, che non riesce a mantenere la posizione eretta, che ha bisogno del girello. Camminare a tre piedi è la condizione di chi si serve di un sostegno per sopperire a incapacità e debolezze. Questa è la condizione di Edipo quando arriva a Colono, qui è un altro passo, un'altra illustrazione, ma va bene lo stesso, che si appoggia alla spalla della figlia e sorella Antigone. Allora, a un certo punto il coro invita Antigone a condurre il padre e lei risponde, si volge verso Edipo, Antigone, e dice «Seguimi, seguimi col tuo piede cieco, o padre, dove ti conduco? Il piede cieco». Usa le parole «amaurocolo», tra l'altro «amauro» è un prefisso che in medicina ricorre perché vuol dire oscuro, vuol dire confuso, non vedente. E questo colo è la gamba o la zampa di animale. Quindi il piede è cieco, dice Antigone, perché cieca è la mente. E impedito è il passo di Edipo, che quando incontra Laio non sa di avere di fronte suo padre. Quindi è vittima di un pregiudizio, di un giudizio anticipato, di un giudizio errato. E i suoi sostegni sono i piedi di Antigone. Perché Edipo, dalla disgrazia, dalla cecità, è stato reso debole come un bambino. Allora, quando Creonte, stiamo sempre parlando dell'Edipo a Colono, quando fa allontanare Antigone, mandandola via con la forza, si rivolge al padre Edipo sbeffeggiandolo, e gli dice, ora non camminerai più con questi due bastoni, che sono le gambe di Antigone che lo sorreggevano, e scrive in greco, tutoin skeptroin, questi bastoni, e lo grida Creonte, che è il re che detiene invece lo scettro, noi abbiamo traspreso questa parola per indicare l'insegna del potere, non zoppica, e lo dice a Edipo, che è il sovrano senza scettro, l'uomo senza sostegni, dal piede malfermo,
perché invece la persona sovrana e autonoma deve stare eretto verticalmente su due piedi. Lo stare e camminare sui due piedi è il trionfo della maturità, della condizione di essere maggiorenni e emancipati. È una bella, come dire, immagine, è una splendida esaltazione della ragione illuminata e tra l'altro si incastra perfettamente col mito dell'homo erectus e del senso di autonomia e ragione espresso da questa figura. Il mito dell'homo erectus è codificato da Ovidio nel primo libro delle Metamorfosi, quando si parla della creazione dell'uomo, e questa è una rappresentazione ovviamente molto tarda, ma il demiurgo delle Metamorfosi crea l'uomo impastando la terra, che viene dal basso, con alcune goccioline di pioggia, che vengono invece dall'alto, e quindi c'è l'elemento del basso dei piedi e l'elemento dell'alto, del cielo. E allora questa figura che è fatta di terra in realtà ha la capacità, grazie a queste goccioline di pioggia, di guardare verso l'alto, verso il cielo, verso il firmamento e di camminare eretto. E questa è la spiegazione che gran parte della tradizione ha dato, il fatto che l'uomo fosse dotato di questa capacità di guardare in alto e per questo doveva camminare sulle proprie gambe eretto e non guardare la terra come invece fanno gli animali. E la denominazione poi antropologica, insomma, di Homo erectus viene da questa dizione di Ovidio. Però, come dire, tutto questo fulgore, perché io dicevo prima, ma forse non andiamo troppo a idolatrare l'immagine della luce, tutto questo fulgore lascia in ombra un sacco di roba, lascia in ombra chi non può camminare sulle sue gambe per motivi, per varie ragioni che non hanno niente a che fare con pigrizia e viltà. I malati fisici, mentali, stranieri, forse anche gli animali, sicuramente le donne, che in questi quadri luminosi non trovano mai posto, allora io ho messo un bel nero per far vedere che a loro la luce è niente, e vengono sempre ricacciate nel buio, Antigone nella tomba, lei che era stata lo Skeptron di Edipo, e nel buio dell'Ade Persefone, Alcesti, eccetera. E quindi ho messo una specie di lutto qua per denunciare la mancanza, perché questa possibilità di rischiaramento, di emancipazione, di maggiorità viene negato alle donne niente poco di meno che da Kant. Perché se voi andate avanti a leggere quella storia lì dell'uscita dell'illuminismo eccetera, a un certo punto si dice che il passo, Schritt, tanto per rimanere nella metafora, per uscire dalla condizione di minorità è considerato dall'intero gentil sesso, in realtà Kant dice schön, dall'intero bel sesso, troppo rischioso per essere compiuto. E perché? Allora, nella risposta all'illuminismo Kant non lo spiega perché, però lo spiega in altri testi, in particolare nelle osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, e lo spiega nell'antropologia da un punto di vista pragmatico. Passano 30 anni tra un testo e l'altro, dice la stessa cosa, quindi vuole dire era ben convinto delle sue opinioni. Allora, il motto dell'illuminismo è sapere aude, abbi il coraggio dei servizi della tua intelligenza, ma le donne sono prive di coraggio. E tutta la trattazione di questi due testi, vi dicevo, che non è organica, però si riesce a ricostruire bene, spiega come il coraggio non faccia parte degli attributi femminili perché alle donne competono le passioni, che sono di basso livello, mentre all'uomo compete il ben più nobile intelletto. Quindi sentimenti connotati negativamente, passioni alle donne, emozioni attive positive agli uomini, perché le donne hanno sentimenti e gli uomini abbiano intelletto. Intelletto profondo, intelletto accurato per le cose gravi, per le cose importanti, per le cose sublimi, mentre alle donne competerà il leggero e superficiale sentimento del bello, del grazioso, eccetera. Quindi nella coppia paura e coraggio, scrive Kant molto chiaramente, i due sentimenti vanno, la paura, come annuisce signora, ecco, bravo, la paura alle donne, il coraggio agli uomini, anche perché secondo Kant il coraggio non è una passione vera e propria, è una virtù razionale che compete all'intelletto, di conseguenza va da sé, ça va sans dire, a chi l'intelletto e quindi il coraggio e a chi la paura e la passione. Perché invece le donne al massimo possono, qualcosa ce l'hanno, possono
così, sopportare, avere il coraggio di sopportare le disgrazie insieme al loro uomo con pazienza. La pazienza è una virtù femminile, ecco, e allora io mi sono permessa, così come provocazione, di mettere un pezzo da Madre Courage, Mutter Courage di Brecht, che invece inverte un po' la situazione. Ma noi dobbiamo parlare di Kant. Perché di nuovo le donne non sono in grado di gestire questo sentimento del coraggio? Perché è tutta una spiegazione antropologica molto interessante, perché questa paura delle donne in qualche modo assicura e garantisce la riproduzione della specie. Perché? Allora, questa naturale debolezza che pertiene al sesso femminile risveglia nel maschio carattere di forza e di protezione. Quindi sostiene Kant, se la donna avesse il coraggio di difendersi da sola, non avrebbe bisogno dell'intervento dell'uomo, che invece, proprio sollecitato da queste debolezze, da queste carezze, così gli esalta il proprio senso di forza e di protezione. Quindi, visto che gli uomini sono coraggiosi, possono essere coraggiosi almeno coloro che sono in grado di servirsi della propria intelligenza per uscire dallo stato di minorità. Ma che cosa significa tutta questa storia di minorità e maggiorità? E così siamo giunti al terzo e ultimo punto, mi sembra di essere in regola con i tempi. Allora, anche maggiorità è un concetto giuridico. E del resto il linguaggio kantiano, guardarlo bene, è tutto immerso in un campo metaforico, analogico, giuridico, a base di giudizi, giudici, testimoni, critiche, leggi, tribunali, sentenze, verdetti. C'è un famosissimo passo della Critica della ragion pura in cui si dice che la ragione fondatrice, che è una ragione tribunalizia, si presenta in qualità di giudice che costringe i testimoni a rispondere alle domande che egli loro rivolge. Ecco. E quindi qualche anno dopo, non viene subito, la figura viene dopo, qualche anno dopo la pubblicazione del saggio risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, prima eravamo nel 1784, qualche anno dopo, 1797, Kant pubblica un testo importante, la Metafisica dei costumi, che è importante perché è un riassunto, è un bel compendio del suo pensiero morale, giuridico, politico, scusate, mi è slittata, ecco. E ripete come l'aveva ripreso nell'orientarsi nel pensiero, riprende e ripete, l'illuminismo è uscita dalla minorità. E qui però lo spiega un pochino più in termini così, in soldoni. Dice, uscita dalla minorità dovuta all'età. Poi continua e spiega che i figli maschi della casa diventano maggiorenni, cioè padroni di loro stessi, quando raggiungono la facoltà di potersi mantenere da sé. Questa è la maggiorità. E quindi possono uscire a quel punto dalla famiglia, si emancipano, e i genitori li affrancano, li rendono franchi, li rendono liberi e li mandano fuori dal nido a gestirsi la loro vita. Allora maggiorità, anche qui alle prese con le traduzioni, perché maggiorità è una traduzione non fedele del termine tedesco mündigkeit, mündig è l'aggettivo, keit per dire età, no? Allora questo mündig non significa che ha raggiunto una certa età e quindi maggiorenne perché è maggiore età, significa... viene da un termine germanico, mund, che ha la stessa radice del latino manus. Quindi il termine significa, il mündig è colui che può proteggersi con la sua stessa mano, che ha potere sovra se stesso. Questo è il senso, poi la traduzione, abbiamo tradotto maggiorità, più o meno si capisce, e andiamo avanti così. Ed era la pratica degli antichi romani, ecco, che intendevano con manumissione l'affrancamento dello schiavo. Chiunque di voi abbia letto la manumissione delle parole di Caro Figlio conosce benissimo questa terminologia. Il padrone mette la mano sullo schiavo, questa è una scena in realtà di vendita di schiavi, ma non ne ho trovata una di manumissione, voi ve lo immaginate. Quindi la manumissione, la liberazione dello schiavo avveniva con il posizionamento della mano. Una cerimonia, il padrone mette la mano sullo schiavo e poi la ritira. Quindi e manumitebat
eium, scusate, con, ritirando la mano rendeva lo schiavo libero. Allora, tutto questo è molto bello e molto nobile e edificante, però trova il corrispettivo nel negativo, nella Unmündigkeit, nella minorità di tutte le persone che non sono padrone di loro stesse e che non si mantengono da sé, bensì vengono mantenute da altri, come ai tempi di Kant, soprattutto servi domestici, donne tutte, tant'è che Kant, e non è poco, non pensa che non solo le donne non debbano avere diritto di voto perché non possiedono e non gestiscono un patrimonio, ma neanche i dipendenti, neanche i servi, neanche, insomma, questa categoria dei domestici restano esclusi. E quindi è bello e nobile che il raggiungere la maggiorità in senso kantiano sia un atto della volontà, che sia una prestazione morale, una rivoluzione all'interno dell'uomo. È un po' meno bello che non sia una prestazione universale, ma venga riservata soltanto, appunto, ai maschi della specie e tra di loro soltanto e principalmente alla categoria degli uomini sposati, capi di famiglia, padri e padroni della famiglia, la parte che comanda, mentre la donna, dice Kant, scrive lui, è la parte che obbedisce. E perché tutto questo funziona? È per la natura, physei, direbbe Aristotele, perché tutto deriva dalla superiorità naturale, cito Kant, delle facoltà dell'uomo rispetto a quelle della donna nell'opera di procurare l'interesse comune della famiglia e nel diritto al comando che ne deriva. È molto chiaro il passaggio. Quindi tutto ciò, devo dire, mi rende la meraviglia filosofica un pochino meno meravigliosa. Allora, per non avvilirmi in questo finale un po' così, ho pensato, dopo questa esegesi di questi tre aspetti della critica al pregiudizio, quindi dell'intervento della ragione, dell'elogio del camminare col coraggio sulle proprie gambe, quindi il tema della autonomia, e del senso dell'ingresso nella maggiorità, quindi il tema della emancipazione, ho immaginato forme analoghe di esercizio di queste tre facoltà ai nostri giorni. E ho usato proprio il Kant della risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo per andare oltre Kant, per cercare di camminare sulle nostre gambe andando oltre. E mi sono immaginata quali potrebbero essere i pregiudizi, l'eteronomia come opposto di autonomia e la minorità da superarlo, con il giudizio critico e ragionato, insomma con questo uso coraggioso della ragione. E esporrò dei punti che ho individuato io, però altri potranno individuare altri punti, e io ho fatto un nuovo elenco, che è di nuovo una triade, soggettivo, nato dalle mie riflessioni, cui appunto se volete aggiungere proposte va benissimo, e tra l'altro questo mi permette di aggiungere alcuni particolari che ho un po' trascurato, e il primo particolare, lei le ha già insomma in qualche modo anticipate, comunque il primo riguarda le questioni di religione. Allora, quello che è bizzarro è che ai tempi di Kant la religione era ancora una questione calda, però da allora di fatto ha continuato a perdere di importanza, e invece negli ultimi decenni ha avuto un'impennata di importanza in tutto il pianeta e ha preso posizioni che sarebbero state impensabili 30 anni fa. Un po' come la differenza di condizioni economiche. Perché? Perché dall'Ancien Régime in poi, dalla Rivoluzione francese in poi, bene o male, queste enormi differenze di reddito hanno continuato a ridursi nei nostri paesi. E invece anche queste hanno ricevuto la differenza, no, hanno ricevuto un'impennata tale da fare impallidire le sproporzioni di reddito dell'Ancien Régime. Ma tornando alla religione, qual è stata la spinta degli stati di diritti? È stata quella, in linea con Kant, di separazione della sfera statale dalla sfera religiosa, dello Stato dalla Chiesa. E questo ha portato a una salvaguardia dei diritti delle minoranze, ha portato a un'estensione della convivenza pacifica e rispettosa. E invece a che cosa assistiamo oggi, ma come dicevi tu, in tutte le religioni, assistiamo a una rinascita di missionarismi e di fondamentalismi religiosi, ma non soltanto di fondamentalismi, ma anche di questa etica, di questo afflato missionario,
e alla pretesa di imporre stili di vita e stili di pensiero ispirati da principi religiosi a chi ritiene che si dovrebbe fare uso di appoggiarli sulla ragione universale. E la religione è il primo dei pregiudizi contro cui Kant invita all'opposizione. E la sua idea di Aufklärung, di rischiaramento, qui sì e non illuminismo, si indirizza contro lo Stato assolutistico e soprattutto contro la Chiesa, perché ostacolavano questa autonomia giuridica e etica dell'uomo. E in questo processo di rischiaramento vanno sostituite, secondo Kant, da uno Stato repubblicano, che potremmo sostituire repubblicano con democratico, abbiamo detto più o meno la stessa cosa, e da una religione della ragione cosmopolitica, in cui i precetti e le indicazioni di vita non ci vengono dall'alto, ma ce li diamo da soli, direbbe Kant, seguendo l'imperativo categorico e la massima dell'agire universale. Allora sembra che sia necessario un nuovo ricorso all'illuminismo kantiano per sviluppare l'idea di una religione, di una democrazia davvero secolare, laica, libera dalle pretese della religione di dare disposizioni su come condurre la vita civile. Non solo, ma una democrazia non tollerante verso le altre religioni perché ne ha una, ma neutrale verso tutte perché non ne ha nessuna. E quindi l'opposizione contro la dittatura politica, contro i fondamentalismi religiosi dovrebbe essere rinvigorita da una rivitalizzazione dell'idea di illuminismo, perché quando queste sono parole un po' pesanti ma credo di doverle dire, quando il potenziale di barbarie contenuto nelle religioni, in tutte le religioni, soprattutto nelle religioni monoteiste, non viene addomesticato dalla ragione illuminato, è in agguato la minaccia del dispotismo della fede. Secondo punto è un po' più arioso ed è una critica alle questioni relative al mondo dei media e delle immagini, che anche oggi sembrano un po' soffocare la capacità di pensare con la propria testa. Non voglio demonizzare certo il mondo dei media, però è necessario riflettere con la nostra testa o con i nostri piedi sull'immagine per sviluppare una relazione ragionevole, altrimenti ne verremo o ne veniamo soffocati. In molti casi la pubblicità cerca di riproiettarci in questo stadio prepredicativo dei bambini che si muovono a quattro zampe o di noi chiusi nella caverna platonica. E allora ancora una volta è compito dell'illuminismo quello di salvare la prerogativa del pensare dall'invasione delle parole imprecise. Qui cito due volte Gianrico Carofiglio, mi sono molto d'accordo anche sul secondo libro, quello che si intitola Con parole precise, col fatto che le parole imprecise annacquino, insomma, il discorso politico, eccetera. E allora di nuovo Kant, abbi il coraggio di servirti del tuo pensiero prodotto dalla tua intelligenza, dalla tua ragione, e non metterti al servizio di immagini e parole altrui. L'ultimo punto sul quale concludo, e scusate la brevità, mi sono persa, secondo me, una parte. Qui. Ecco, concludo su questioni di democrazia. La moderna divisione dei poteri, che è una cosa grandiosa, inventata non da Kant ma da Montesquieu, che è frutto del pensiero illuminista, che è stata adottata, ripresa dalla democrazia, in realtà è dallo Stato di diritto, perché forse più importante della democrazia è lo Stato di diritto, è ignota, la divisione dei poteri è ignota alle teocrazie e ai governi assoluti in generale. Ma anche il Vaticano, che è un caso quasi unico di monarchia elettiva, in più selettiva, perché non è che votano i cittadini delle città del Vaticano per il capo di Stato, ma insomma, il Vaticano, che ha abolito la pena di morte nel 2002, perché fino a quel momento ce l'ha avuta e come no nei suoi codici, non conosce divisione dei poteri. I poteri sono tutti accentrati nella figura del capo di Stato, il capo della regione, che è il pontefice. E quindi invece nello Stato di diritto, che è basato sulla divisione dei poteri, sulla scelta democratica, trionfa il principio di maggiorità uguale per tutti i cittadini, maschi e femmine stavolta, uomini e donne maggiorenni, che sono liberi di prendere parte direttamente o indirettamente
al potere legislativo. E quindi, riprendendo un Kant che riprende Rousseau, di obbedire alle leggi che essi stessi si sono date. Questo è un principio illuminista classico. Allora, a che cosa assistiamo oggi in molte democrazie? E proprio concludo, sono le ultime battute, al prevalere del potere esecutivo sul potere riservato al popolo, che è il legislativo. Allora, le aure parlamentari, ma questo in tutta Europa e in molte democrazie nel mondo, si svuotano di potere e di senso. Anche se forse in Italia, io sono italiana anche se non vivo in Italia, quindi mi permetto di dirlo, l'Italia gode di un triste primato in questo senso, perché ricorre molto spesso a decreti legge, lei annuisce voti di fiducia, questa esautorazione delle prerogative del Parlamento, che è la sovranità popolare, è quella lì la vera, ecco, democrazia. E allora concludo scusandomi per la banalità, perché in realtà ho finito con le mie osservazioni, e non posso che ripetere in fondo le esortazioni kantiane, quindi fare attenzione alla propria autonomia e maggiorità, usare con coraggio la propria testa e forse anche continuare a camminare sui nostri piedi. Grazie. Raccogliamo un po' di domande. Non è possibile che una lezione così non susciti, diciamo, un grande interesse. C'è una domanda qua. E poi se ne vanno. Buonasera, professoressa. Buonasera. E una domanda, e mi corregga se ho capito male, mi pare che lei abbia parlato di una necessità di rivitalizzare l'illuminismo. E non mi è chiara una cosa, all'inizio si è detto che la nostra civiltà è quella che ha risentito dei benefici dell'illuminismo, che ci sono altre civiltà, e non mi riferisco solo a quella islamica, che sennò rimane solo un implicito non detto ed è spiacevole non dirlo. Ci sono altre civiltà che non hanno avuto l'illuminismo. Ora, il concetto di rivitalizzare l'illuminismo nei confronti di civiltà che non hanno avuto l'illuminismo non presta un po' il fianco a quella possibilità di esportazione della democrazia, che è quanto di più contrario ci sia alla possibilità di camminare da soli? Le raccogliamo tutte assieme, così poi fa la professoressa, fa un discorso compiuto. C'è qualche altra domanda? Spero. Basta alzare la mano, il microfono è qua, basta che io vi veda. Sono usciti così tanti temi e... secondo me era un po' complicato. Là. Grazie, buonasera. Volevo chiedere cosa ne pensa la professoressa quando Kant parla della religione come fanatismo, come schwärmerei. Schwärmerei, fanatismo, nella religione nei limiti della semplice ragione. E se si può attualizzare questo concetto, visto che lei ha fatto un discorso, ha letto anche un po' l'attualità del discorso di Kant ad oggi. Grazie. Grazie. Altre domande? Ne vorrei ancora almeno tre. Datemi da fare. Anche domande semplici, non devono essere particolarmente complicate. Ce n'è una qua. Allora, per una domanda semplice, io non ci rifletto molto e dico a voce alta quello che era il mio pensiero in questo momento. Dunque, se ho capito bene, la sintesi dell'invito che ci fa Kant è praticamente imparare a sviluppare la capacità critica, l'arte del dubbio, non dare mai nulla per scontato, per vero, perché è preconfezionato.
però risulta anche un pochino difficile, voglio dire, pensare a qual è la vera capacità, cioè quali sono gli strumenti per essere sicuri di attuare, come dire, una logica che ci permetta di dire sì, io ho fatto esperienza, quello che credevo vero non è vero, e quindi l'esperienza, la verifica, quasi un processo, procedimento scientifico, no? Andando avanti con teorie verificate, e poi l'esperienza ci dice se sono vere o false. Però per quanto riguarda l'essere umano, questa razionalità pura, assoluta, avulsa dal contesto, mi rimane un po' difficile, mi sembra quasi una cosa, come dire, un gatto che si morde la coda, come dire, sì, adesso io uso la ragione, adesso io non dipendo da nessuno e cammino con le mie gambe, però sono stato educato, sono stato condizionato, come faccio a uscire dalla cultura in cui vivo, vedere le cose in maniera dal di fuori, astratta, e quello che magari oggi sembra un punto che io ho raggiunto di razionalità, di verità, che è stata verificata anche a fatica, può essere poi domani non vero. Non so se sono stato chiaro o abbia senso. Grazie. Per cui altre due domande. Ce n'è una là. Mi ricollego in parte alla domanda precedente. Come giudica la professoressa l'atteggiamento di tutto lo schieramento della filosofia ermeneutica, che in parte aspira anche a ricollegarsi a Kant? Per esempio Heidegger ha commentato lo scritto di Kant, che cosa significa orientarsi nel pensiero, che in ben note affermazioni ha tentato una rivalutazione del pregiudizio includendolo nella tematica del circolo ermeneutico, il sapere umano che è sempre condizionato da altri saperi, per cui non esiste un appello puro alla ragione. Come giudica l'atteggiamento appunto della filosofia ermeneutica nei confronti di questa tematica? Grazie. Abbiamo ancora una possibilità. Visto che sono stato preceduto da domande sull'effetto dell'ermeneutica, io non so se sono arrivato tardi, quindi potrei dire una cosa che il rapporto invece con Horkheimer, Adorno e la critica radicale all'illuminismo. Adesso scherzavo, cioè sul limitare le domande, ce n'è ancora una laggiù? Non vorrei, cioè sì, quando ci sono domande volentieri, ecco, perché il dibattito filosofico è quello per cui siamo qua. Avevo capito male che qualcuno aveva alzato la mano da quelle parti? Ok, a te la parola, Francesca. Dopo la postazione lì mi sento meglio. Io quasi quasi raggrupperei le domande più politiche rispetto a quelle più filosofiche, e la mia risposta sarà comunque breve e concisa. E quindi metterei insieme la domanda sua con quella della signora dov'è, grazie, sulla religione come fanatismo, sull'esportazione della democrazia, insomma, se ci siamo ben capiti. Allora, come dire, la mia lettura di Kant, quindi l'ultima parte di riproposizione di un Kant che ci serva come bigino, insomma, tutti i giorni, dopo aver affermato che cosa, deve essermi chiesta che cosa resta di questo testo di Kant, e avere io stesso risposta, resta tutto, ecco, è stato quello di una necessità di rivitalizzare l'illuminismo e di una critica alla religione, così metto insieme anche la signora, che riguardi noi, che riguardi la nostra posizione, che riguardi il pensare noi, io con la mia testa, lei con la sua, la signora con la sua, ma non che abbia l'afflato missionario.
ho parlato all'inizio della rinascita di missionarismi. Se leggete la recente relazione del sinodo dei vescovi sulla famiglia, trovate degli afflati di missionarismo mica da ridere. Ecco, quindi andate, evangelizzate, questo è la stessa cosa, non è la proposta che io faccio. La proposta che io faccio è di pensare noi, di esercitare noi autocritica, di rivitalizzare queste correnti di autocritica contro riproposte di fanatismo di Schwärmerei, dov'è la signora che diceva, ma non è una proposta di andare, come si diceva negli anni, insomma, dopo l'attentato alle Torri, di andare a bombardare la democrazia, di andare a portare i diritti su un piatto d'argento, anche perché tendenzialmente non serve a nulla se la cosa non viene, l'aspirazione non viene dall'interno, se le persone stesse non lo richiedono. Quindi è una presa di consapevolezza nostra, non è una proposta di missionarizzazione, evangelizzazione, esportazione e quel che sia. Magari la risposta è breve, ma insomma spero che sia abbastanza sostanziosa. Invece, come dire, il signore azzurro, che è lei, perché è così. Allora, io ho avuto l'impressione che lei abbia messo, ha dato a Kant quello che non è di Kant, cioè che abbia messo un po' troppo insieme Descartes e Galileo, e ne ha fatto come un uomo kantiano. Perché lo dico? Perché il dubbio è molto più di Descartes che di Kant. Kant non parla in termini così profondi, così approfonditi, così accurati del mettere in dubbio, che è invece tutto l'impianto cartesiano del mettere in dubbio per poter poi fondare. Quindi prima si mette tutto in dubbio, poi siccome non si sa più che cosa fare, si inventa la morale per provisione, questa morale provvisoria che ci dà dei canali per muoversi, poi distruggiamo tutto e poi ricostruiamo. Perché dico Galileo? Perché il senso dell'esperienza, del fare esperienza e poi di capire che cosa è vero, che cosa non è vero alla luce dell'esperimento, è più una tematica della scienza. Ecco, come faccio a uscire, come faccio a esercitare la capacità critica? In questo libretto, in questo opuscoletto, anzi addirittura in questo articoletto ancora meglio, Kant non lo dice esplicitamente più di tanto, se non criticando il fatto che ci lasciamo comodamente trasportare e influenzare da quello che gli altri hanno già pronto per noi. Infatti i temi sono il predicatore, l'uomo di chiesa che ti dice, l'insegnante che ti dice. Allora la proposta kantiana è molto semplice, nemmeno metti questi grossi, in questo momento, grossi parametri di dubbio o di esperienza. Ti dice: quando gli altri ti spiegano come fare le cose, fermati un attimo, rifletti se questo corrisponde a quello che tu pensi, pensaci bene, e in fondo è anche semplice l'esortazione kantiana, non richiede più di tanto. Invece i punti 2 e secondo quasi quasi, anche lì collegarli, Horkheimer e Adorno, chiedeva lei, in realtà io non credo alla critica di Horkheimer e Adorno, secondo me, non voglio dire sono tutte balle perché insomma mi sembra eccessivo, ma non è il mio pane. Ecco, Horkheimer e Adorno di quel testo lì, la dialettica dell'illuminismo, vivono in una situazione in cui non riescono a spiegarsi come diavolo sia successo l'olocausto, che è cosa terrificante per loro, portatori di questa cultura tedesca kantiana, raffinatissima. Dice: ma come è potuto succedere in casa nostra? E ne incolpano l'illuminismo. A mio avviso si tratta di un processo di colpevolizzazione che ha sbagliato obiettivo. E adesso ovviamente non possiamo rifare tutto il processo, ma le dico, vedo che sorride, quindi magari è anche d'accordo, però... La mia posizione è molto chiara è semplice e, come dire, mirata. Come io giudichi la filosofia ermeneutica, il signore che era, eccolo lì, che era lì laggiù. Allora, in realtà io personalmente, ma riconosco il peso di Kant in questa tradizione, non soltanto do a Kant un'importanza determinante nell'essere stato, lui non solo, ma insomma capostipite di una tradizione
poi ermeneutica è già una parola che con particolare influenza, ma insomma interpretativa di una situazione, di una condizione, perché ti dice tu essere umano puoi giudicare, puoi esercitare la tua critica, puoi fare le tue esperienze, puoi guardare il mondo unicamente grazie e soltanto attraverso quello che hai nella testa. Poi Kant definisce spazio-tempo, le categorie, insomma, ma l'idea è che ci sia una visione del mondo che è una interpretazione, una lettura fatta in base alla tua dimensione di uomo. E anche se questo tipo di processi vengono messi in crisi e criticati e si dice goodbye, no, a Kant, perché non ci serve più quel Kant lì, ci serve soltanto il Kant della critica dell'illuminismo, insomma il Kant politico e filosofico, a mio avviso, ma anche qui ci vorrebbe una lezione apposita che riguardi la critica all'ermeneutica, il nuovo realismo, ma insomma credo che da quello che da quel breve materiale che io ho proposto si possa capire come questo tipo di lettura kantiana, a mio avviso, abbia ancora molto da dire anche sul versante della conoscenza teoretica e non soltanto dello spirito pratico dell'illuminismo. Io qui con questo primo grazie giro, Francesca, allora speriamo di averla di nuovo qua presto. Il ciclo, questa seconda edizione del ciclo termina con lei, sono felice che con lei sia terminato. Per quanto riguarda esclusivamente me, invece in qualche modo ci ha già anticipato, inizierà, credo, se non erro, il 13 gennaio, un ciclo a cura mia e di Eva Cantarella sul mito. Il mito interpretato anche in modo contemporaneo. Grazie a tutti voi e grazie di nuovo a Francesca Rigozzi.